La ricetta di oggi è il latte di riso, un latte vegetale privo di colesterolo, glutine e lattosio. Ideale per chi ha delle intolleranze. Vediamo subito insieme come prepararlo. Il latte di riso è davvero semplicissimo da realizzare. Inseriamo all'interno del boccale 1 litro d'acqua, e 60 g di riso. Puoi usare la varietà di riso che preferisci, anche quella integrale. Procediamo con la cottura, richiudiamo il boccale e impostiamo. 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. Ora frulliamo, 3 minuti, velocità 10. Ora inseriamo 2 cucchiai di zucchero di canna e lo lasciamo raffreddare. Puoi sostituire lo zucchero di canna col malto di riso o di mais. È possibile dolcificare il latte di riso e berlo a colazione al posto del latte vaccino o di altri tipi di latte. Oppure puoi aggiungerlo alle preparazioni di torte, biscotti e dolci in generale. Il latte di riso è anche adatto per le preparazioni delle salse, come la crema da cucina, la crema pasticcera o la maionese e tutti gli altri tipi di salse in versione vegetale. Durante la fase di raffreddamento puoi scegliere di dare al tuo latte di riso un gusto diverso, inserendo o una mezza bacca di vaniglia oppure 2 cucchiai di cacao in polvere. Se scegli la mezza bacca di vaniglia, ricordati di toglierla prima del prossimo procedimento. Ora che il latte di riso si è raffreddato, lo facciamo frullare nuovamente 2 minuti a velocità 10. Ora filtriamo il latte di riso inserendolo in una bottiglia. Vedrete che il latte di riso che abbiamo ottenuto sarà abbastanza denso. Se lo preferite più liquido, potete aggiungergli dell'acqua a vostro piacimento. Il latte di riso va conservato in frigorifero e poiché è privo di conservanti va consumato entro 4 giorni. Gli ingredienti che ci occorrono per il latte di riso sono 60 g di riso, 2 cucchiai di zucchero di canna e 1 litro d'acqua. Io ti ringrazio per aver guardato questa video ricetta e ci vediamo alla prossima!